Ash Ketchum è senza dubbio uno degli allenatori di Pokémon più conosciuti del brand, che ha accompagnato grandi e piccini per diverse generazioni e tutt'oggi è, per molti, una compagnia fissa durante il proprio tempo libero. Nel corso di questi 23 anni l'aspetto del nostro protagonista è cambiato diverse volte ed è scoppiata questa mania di dire che l'intera serie Pokémon sia stata ricominciata da zero, con alcune stagioni definite reboot ed altre prequel. Come vi abbiamo sempre detto, non è così ed oggi andremo ulteriormente ad approfondire la questione. Ciao a tutti ragazzi, sono Frobby e oggi siamo tornati con un nuovo video sull'anime Pokémon. In particolare oggi andremo a vedere tutte quelle chicche e citazioni lasciate nelle discutissime ultime serie, che, a differenza di come molti credono, ci fa capire che si tratta di un'unica grande storia. Pokémon Sole e Luna è stata e probabilmente continuerà ad essere una delle serie più discusse di tutte le avventure di Ash e Pikachu dopo gli avvenimenti di XYZ, dove ci veniva mostrato un Ash che, pur avendo sempre 10 anni, aveva comunque degli atteggiamenti molto più maturi rispetto al passato. Sebbene il nuovo stile di disegno adottato dallo studio d'animazione Holm e la sua personalità decisamente più vivace e spensierata, che si addice perfettamente ad un bambino di 10 anni, l'allenatore di Biancavilla non ha perso i ricordi dei suoi precedenti viaggi. Già nel primissimo episodio di Sole e Luna, per esempio, Ash menziona ad Ibis che conosce bene Tauros, perché ha catturato già quella specie di Pokémon, alludendo a tutti quei Tauros che ha catturato nella prima serie durante l'episodio della zona Safari. E vi sono tanti altri riferimenti. Nell'episodio 12 di Sole e Luna, Jesse e James del Team Rocket si ritrovano a pescare tra gli scogli e, in una breve scena, si vedono i due che usano degli ami a forma di Koffing ed Ekans, ovviamente dedicati ai loro Pokémon posseduti nella regione di Kanto e di Johto. E come non menzionare i 4 episodi dove sono ritornati per la gioia dei fan Misty e Brock, con 2 puntate nella regione di Kanto e 2 nella regione di Alola, durante la quale sono ricordati diversi momenti delle avventure passate con il loro compagno Ash Ketchum. Ciliegina sulla torta, dopo tantissimo tempo è addirittura tornato il Jigglypuff canterino che perde il pelo ma non il vizio, dato che anche in Sole e Luna si è divertito a scarabocchiare tutte le facce di coloro che si sono addormentati durante le sue esibizioni. Tutti questi riferimenti erano un bel vai a quel paese per tutti quei fan che, senza reali motivi, accusavano la serie di essere un reboot. Ma adesso siamo arrivati a Pocket Monster, ovvero esplorazioni Pokémon o, se meglio preferite, Pokémon Journeys, dove l'intero mondo Pokémon fa da teatro alle avventure di Ash e Go, nuovo personaggio inedito dell'anime Pokémon. E passa l'ambulanza, grazie. E anche qui abbiamo clamorosi riferimenti al passato di Ash. All'inizio del secondo episodio possiamo vedere nella cameretta di Ash, posti su un mobiletto, tutti i trofei e le medaglie ottenute nelle varie regioni del mondo Pokémon. Troviamo da sinistra a destra la statua di Mr. Royale, la coppa della Lega Pokémon di Alola, ottenute entrambe durante gli episodi finali di Sole e Luna e, giusto per ricordare, Sole e Luna è l'unica serie in cui Ash vince la Lega. Sempre di Alola troviamo anche il braccialetto Z, donato ad Ash da Tapu Koko ad inizio serie, e che ha permesso all'allenatore e a Pikachu di sfoderare tutta la loro potenza. Possiamo vedere la bambola Clefairy che ha regalato Lily al nostro eroe, proprio come nei giochi di settima generazione, e soprattutto le medaglie ottenute nella regione di Sinnoh, Hoenn, Kalos e Unima, con tanto di placca con i simboli del Parco Lotta e addirittura il trofeo vinto durante la Lega delle Isole Orange. Gli sceneggiatori hanno quindi fin da subito schiaffeggiato, per così dire, in faccia agli spettatori più dubbiosi che tutto quello accaduto in passato è collegato al futuro dell'anime Pokémon. Nulla è stato cancellato, nulla è stato dimenticato e ci sono altri episodi che confermano questa tesi. Nell'episodio 7 di Esplorazioni Pokémon troviamo una delle scene più fighe viste finora, probabilmente. Durante una lotta in un torneo tenutosi alla regione di Hoenn, Ash usa in finale una combo di mosse incredibile, dandosi la spinta con un'elettrotela e colpendo il suo avversario con un poderoso codacciaio. Questa tecnica però non l'ha inventata in quel preciso momento, ma l'abbiamo già vista in finale della Lega Pokémon di Sole e Luna, precisamente nella lotta contro Illyrio, dove Ash appunto è diventato il campione della regione. Continuando con l'episodio 9, dove Ash e Go si ritrovano nella regione di Johto per alcuni avvistamenti su Ho-Oh, Ash ricorda la prima volta che ha visto il Pokémon Fenice, ovvero nel primissimo episodio della prima serie, quando il Pokémon ancora non era stato svelato al pubblico e ci diedero così un primo assaggio facendolo sorvolare su Ash e Pikachu. Beh, in effetti, come può Ash dimenticare un avvistamento così importante come quel giorno? Soltanto 3 episodi più avanti, durante l'episodio 12, assistiamo ad una lotta senza precedenti. Due formidabili allenatori che si sono sfidati durante il Pokémon World Championship nella categoria Master, dove risiedono gli 8 allenatori più forti al mondo. Lance, specializzato nel tipo drago, ha usato Gyarados Rosso,
il famosissimo Gyarados Shiny che tutti noi abbiamo catturato almeno una volta nelle nostre avventure in seconda generazione. Questo è un altro riferimento ad una serie precedente. Infatti il Pokémon cromatico nei giochi viene catturato da noi protagonisti, mentre anni fa, nella serie di Yoto, i sceneggiatori diedero questo Pokémon proprio a Lance, confermando ulteriormente di tenere a mente questi dettagli minori, che fondamentalmente abbiamo potuto vedere in pochissimi episodi in passato. Nell'episodio 18, sempre di esplorazioni Pokémon, Ash decide di cercare il suo primo sfidante per il Pokémon World Championship e, dal suo Smart Rotom, trova questa allenatrice che viene definita dal professor Cerasa come la capopalestra di Aranciopoli. Ash si chiederà quindi che fine abbia fatto il luogotenente Surge, ricordandosi dell'epica lotta che ebbero i due. E gli verrà detto che il capopalestra si sta allenando per diventare ancora più forte e che per il momento ci sarà un vice capopalestra a tenere il suo posto. La stessa vice capopalestra, quando Ash si presenterà a lei, riconoscerà il ragazzo di Biancavilla perché il tenente Surge gliene aveva parlato. Questa è una dimostrazione che non solo i personaggi principali si ricordano di questi eventi, ma è l'intero mondo che va di pari passo avanti con loro. Ma non è ancora finita. Nell'episodio 21, infatti, troviamo un piccolo richiamo dal prof Cerasa. Quest'ultimo, infatti, durante un discorso ad Ash e Go, menziona il professor Helm, lo studioso di Yoto, conosciuto per le sue particolari ricerche riguardo le uova Pokémon. Particolare la reazione di Pikachu, che sembra quasi riconoscerlo. E, sempre nella stessa puntata, dove si schiuderà l'uovo di Riolu, vengono fatti numerosi accenni a tutta la storia che lega Ash al discorso dell'aura. Cosa che conosciamo sia dal film Lucario e il mistero di Mew, che dalla serie Pokémon Diamante e Perla, dove viene mostrato che il ragazzo riesce, appunto, a percepire l'aura di queste specie di Pokémon. Infine, per concludere con l'ultimo, come se ce ne fossero stati pochi, richiami al momento di Pocket Monster, perché ricordiamo essere solamente i primi 22 episodi, in una delle prossime puntate, non andate ancora in onda a causa della situazione storica in cui ci troviamo, sapete benissimo che tornerà Ornella da X e Y, con il suo Mega Lucario che, stando alle informazioni trapelate, è ancora più forte rispetto all'incontro che ebbero Ash, la capopalestra di Yantaropoli, nella regione di Kalos. Quindi, che dire, spero di avervi fatto cambiare idea se pensavate ancora che l'anime Pokémon ha avuto dei reboot o dei prequel, perché dopo tutte queste informazioni direi che è piuttosto ovvio che in realtà l'anime è un sequel continuo. Se vi ho fatto cambiare idea o comunque se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di farmi sapere qua sotto nei commenti cosa ve ne è parso e se siete d'accordo con me oppure volete ancora obiettare, ma non credo che sia il caso. Vi ricordo inoltre di condividere il video con tutti i vostri amici magari ancora dubbiosi al riguardo e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e passate alle social che trovate in descrizione, come il nostro account Instagram oppure il mio account Instagram personale, se volete farvi un po' di affaracci miei. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo visto, ciao allenatori!